Finiti gli scritti dell'esame di maturità, gli studenti sono alle prese con gli orali che iniziano la prossima settimana. Una prova che mette ansia da sempre, ma quest'anno ancora di più. Niente tesine, infatti, e 3 buste da sorteggiare per i candidati che da lì dovranno partire facendo collegamenti tra le varie discipline. Soddisfatti però i maturandi dagli scritti, soprattutto dalla prima prova. Le tracce sono state infatti decisamente apprezzate dai ragazzi. Più difficili le tracce della seconda prova, diversa per ogni indirizzo di studio, dove per la prima volta sono state inserite 2 materie. Da lunedì al via la Summer School dell'agenzia di stampa Dire e Dire Giovani.it. Si parte da Milano per poi passare a Bologna, Roma, Napoli e Catania. In ogni città una settimana di laboratori pratici dove i protagonisti saranno giovani studenti che si cimenteranno con le tecniche giornalistiche. Con esperti del settore e delle diverse tematiche affrontate nei vari appuntamenti, i ragazzi produrranno approfondimenti e inchieste che verranno pubblicati sui canali dell'agenzia e su diregiovani.it. Francesca Fiorellini ha 13 anni e ha già ottenuto successi importanti sia a livello nazionale che europeo. Ecco l'intervista. Mi chiamo Francesca Fiorellini, ho 13 anni, gioco a golf da quando ho 4 anni e mezzo e gioco al Golf Club Olgiata. Ho iniziato quindi quando ero molto piccola, i miei genitori sin da subito mi hanno avvicinato appunto a questo sport e all'inizio appunto mi sono da subito innamorata. E invece a scuola frequento la terza media e l'anno prossimo farò un liceo scientifico indirizzo sportivo e spero bene. È molto impegnativo abbinare questi due impegni, però cerco sempre di ottimizzare il mio tempo al meglio, di studiare appunto nei tragitti quando vado al golf per allenarmi oppure quando vado a fare le gare all'estero appunto durante gli spostamenti in treno. E comunque le mie amiche mi aiutano spesso e anche gli insegnanti mi aiutano appunto programmandomi le interrogazioni e facendomi recuperare le verifiche quando sono assente. Volevo vincere i campionati nazionali baby perché comunque era un campionato nazionale che mi sarebbe piaciuto comunque vincere e ce l'ho fatta. Poi ho vinto anche l'English Girls Under 14 l'anno scorso e l'English Girls Under 16 Amateur Championship, e quello è stato comunque un sogno che avevo, vincere una gara all'estero, in Inghilterra soprattutto. E vorrei comunque partecipare prima o poi agli europei a squadre e diventare professionista, comunque giocare sull'LPGA. Veronica Serantoni ha 15 anni, frequenta il secondo anno del liceo scientifico Morgagni di Roma e pratica a livello agonistico la ginnastica artistica. Ecco che cosa ci ha raccontato. Ciao, sono Veronica Serantoni, frequento il secondo anno al liceo Morgagni e pratico ginnastica artistica a livello agonistico a Sport Academy. Mi fa sentire a mio agio perché con le mie compagne trascorro il maggior tempo della giornata e condivido emozioni ma anche a volte i momenti più brutti, però mi trovo bene. Di squadra siamo arrivate seconde al campionato di Serie B e individuale sono arrivata tra le prime 20, tra cui ginnastica andranno alle Olimpiadi nel 2020. Faccio parte del progetto Atleta d'Alto Livello. Mi trovo bene anche se a volte non riesco a conciliare studio con la palestra perché alcuni professori non aderendo devo studiare fino a tardi. Per tutte le notizie consultate il sito diregiovani.it.